Salve, rieccoci su Mass Effect. E io sono un cretino. Io sono un cretino. Sto registrando, premetto, sto registrando subito dopo la scorsa puntata. E io sono un cretino, ma che non eravamo venuti di qua? No, non è vero. Sono un cretino due volte perché pensavo fossimo venuti là, invece non è vero. Quindi. O forse. Sì, no, ok. Forse. Dai. Sì, ci siamo. Ci siamo, dai. Riusciamo ad andare avanti in qualche maniera. Adesso dobbiamo soltanto tornare indietro. Dobbiamo soltanto tornare indietro. Non dobbiamo fare altro che tornare indietro, ho detto. Ma qua è tutto crollato, quindi per forza di là. Ok. Per forza di là. Bene. Qua. Scusa, no, qua mi sto sbagliando un attimo. Oh no, non ci sto capendo più nulla. Non ci sto capendo più niente. Poi ora devo andare di qua. Perfetto. Devo tornare indietro. Ok. Ah, ok, di qua. Che ora qua. Ok, salve. Ah, eccoti. Dovremmo andarcene da qui. Questo posto non mi sembra molto sicuro. Una cosa alla volta. Mi servono delle risposte. Secondo me sai molto di più sul Ok. Covenant. Io avevo paura. Volevo fermare gli esperimenti, ma mi avevano minacciata, dicendomi che sarei stata la prossima. Ok. Quando i Geth hanno attaccato, sono rimasta qui per inviare un messaggio all'ufficio coloniale. Volevo dirgli dove trovare il Corian, ma la corrente è saltata poco prima che inviassi il messaggio. Tutto questo non doveva Dove succedere. si trova? Dov'è il Torian? Il Torian è proprio sotto Zuzhoub, ma l'ingresso è bloccato. I coloni lo hanno coperto con il mercantile poco prima che i Geth attaccassero. Ok. Ma perché i Geth stanno cercando il Torian? Per Saren è davvero così Mi sa importante? di sì. Beh, ha delle capacità telepatiche non Ah. indifferenti. La Exogeni lo studiava proprio per questo. Ok. Normandy a squadra d'esplorazione, mi ricevete? Sì. Che cosa c'è, Gio? Ho intercettato numerose comunicazioni dei Sì. Geth. Pare che siano diretti verso di te. Mo. Grazie per la dritta, Joker. L'avete sentito? Andiamo. Ok. Vengo con voi. Potrei esservi d'aiuto. E devo pagare per i miei errori, oltretutto. Ok. Dico, per me va bene, però cerca di capire un attimo che la situazione è trubola. Allora. Qua dovrebbe esserci il mezzo, no? Sì. Sì. Saliamo nel veicolo Mako Mako. Mako. Mamma mia, io. Oh, signore. Vai per. Scusa. Comunque è una roba veramente terrificante. È terrificante. Giuro. Vai! Boh! Vai, andiamo! Vamos! Vamos! Andiamo via! Sì! Falli sparare! Andiamo! Ok. Qualcuno mi riceve? Allontanati da quella radio. Ma cosa è successo? Aspetta. Dobbiamo riprendergli. Ma qua c'è.
aspetta. Aspetta, dove erano? Tutto a posto. Qua. Non mi ricordo, erano qua? Ora un giù. Perché c'era, guarda, c'era questa, era, questa è la figlia di quelli di lì. Ciao, Itamo. Ci siamo levati su. Sto. Allora, to. Marco. Ok. Mamma mia. Mamma mia, come mi trovo. Come mi trovo male, ragazzi, con sta guida. Sono Giuliana Bainan, della colonia di Ferus. Qualcuno ci aiuti. Ehi. È mia madre. Fermati. Ok, ok, va bene, te là ti volevo portare, dai. No, aspetta. Andiamo. Vai. Non puoi farlo, John. State zitti, lasciatemi passare. Che succede? La pagherai cara. Portatela via, ora. Levale le mani di dosso, bastardo. Lisbeth. Dannazione. Uscite allo scoperto. Tutti. Cosa? Shepard. Accidenti. Suppongo fosse troppo sperare che Get ti uccida. Ho trovato molte informazioni interessanti su di te nel database della X-Men. Cioè? So cosa hai fatto su Thorfinn. Qui non c'è bisogno di un bagno di sangue. Stia calmo. Possiamo parlarne. Non voglio che si faccia male. Esatto. Nessuno. Non capisci. Non è così. Cioè? Le comunicazioni sono state ripristinate. L'Exogeni vuole che questo posto sia cancellato. Ah. Questa è una colonia di esseri umani. Appunto. Non siamo burattini nelle vostre Già. Mani. Il problema non siete solo voi. Spero se c'è qualcosa di ben più prezioso di un mucchio di coloni. Vuole mettere le mani sull'unica risorsa presente su Eros, il Thorian. Ciao. Il cosa? È una forma di vita telepatica che vive sotto Zuzu. Tiene sotto controllo i coloni dell'avamposto. La Exogeni l'ha sempre saputo. La pagherai cara, Jong. Puoi pensarla come vuoi. Tanto nessuno farà caso a qualche colono scomparso. Ecco. Ha superato ogni limite. Ora la facciamo. Appunto. Se vuoi metterla così, fatevi sotto. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora ci spariamo anche tra di noi. Ecco il Sapevo cosa stesse succedendo. E allora non ho fatto niente. Non ricominciare. Hai fatto un ottimo lavoro, lo sai. E adesso... Che scusa, ma io non capisco. Vabbè, la mamma è bipolare, chiaramente. Il Thorian. Devo scoprire perché i Get stanno cercando Thorian. I coloni non vi lasceranno avvicinare al Thorian. Sono sotto il suo controllo. Si sacrificheranno per lui. Posso... E cos'altro puoi fare? Ci deve pure essere un altro modo. Cioè? Penso che ci sia. Potresti usare un agente nervino per mettere i coloni fuori combattimento. Come una granata a gas. Non sarà pericoloso? Sprigionare nubi di gas nervino non mi sembra una buona idea. Non è un'arma vera e propria. L'insetticida che usiamo in laboratorio contiene piccole quantità di tetraclopina, un degeneratore neuromuscolare. Se il loro sistema nervoso è già debilitato, avrà un semplice effetto paralizzante. Se proprio dobbiamo farlo, inseriamo il gas in una granata a concussione. L'onestà, perché dobbiamo fargli del ma... No! Non lo farò. No. Almeno prendi queste granate, nel caso cambiassi idea. Fa tutto il possibile, comandante. Ti prego. Equipaggio granate con il potenziamento gas anti-Thorian in modo da eliminare i coloni infetti senza ucciderli. Resteremo qui finché non avrai la situazione
loro non avrebbero alcun problema a sopravvivere. Quel rinnegato più due, perché ho sparato a quello. Ma che mi ci ha costretto. Che... Vabbè. Dobbiamo tornare a cazzo cazzo io là. Allora. Noi siamo venuti da lì. Qua ci siamo fermati perché quello ha trovato la sua mamma. Aspetta, scusa. Però una cosa. Inventario. Allora, fucile d'assalto. E qui. Capacità di dissipare. Ok. Ma scusa, come dovrei fare? Inventario, come faccio? Scusa, io non... Allora. Ok, granate. Granate. Potenziamenti. Gas antitorian. Va bene. Ok. E quindi... Aspetta. Ah, ok, col quadrato, va bene. Beh, io non voglio, ma vabbè, io francamente vorrei evitare di... Questi li ho ammazzati prima? Non c'è nessun altro, penso, spero, non lo so. Ok. Oh, messo sotto così senza troppi complimenti. Mamma, no, comunque veramente è terrificante sta cosa. Vediamo. Cos'è? Ah. Ok. Cos'era quella creatura? Di sicuro non era un umano. Non sparate ai coloni. Non colpite i coloni, neanche se il Torian gli ordina di spararci addosso. Useremo le granate a gas piuttosto. Molto bene, comandante. Andiamo. Usiamo le granate. E usiamo le granate, vabbè. Contatto nemico. Arriva! Si attaccano! Ok. Sono storditi così, perfetto. Ok. Ascensore. Dai. Arriviamo in Sutorian. Che sembra più il nome di un pandoro che una cosa. Però vabbè. A Natale può avere la sua utilità. Giù!
scudi disattivati. Era contro di loro. Era contro di loro. Ho sbagliato tutto. Ah. Oh, era... Ho sbagliato tutto. Ah. Ok. No. Ok. Vabbè. Stanno proteggendo la Borealis, comandante. Dobbiamo spostare uno di quei container. Porca miseria, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato inventario, ho sbagliato. Potenziamenti. Non... Ok, vabbè. Ok, ho sbagliato io quelli che... Ok. Io voglio... Ah. Ah. Ok. Ah. No. Ok. Ok. Ok, io. Ok. I vostri attori 15 in vita? Che cazzo. Copa. 15 con uno è morto. Porca miseria, non volevo. Attiva. Utilizzati in battaglia. Merda. Mi dispiace. Mi dispiace. Vabbè, senti, vabbè, abbiamo capito. Vabbè, senti, ma non riusciamo. Abbiamo finito? No. Vabbè. Babbo. Che devo fare? Io volevo, ma ho sbagliato, ho sbagliato. Io pensavo che quelli da salvare fossero quei cosi verdi, invece... Invece niente, invece... Tanto, cioè, sarei arrivato, cioè... Fanculo! Potevo anche salvarli. Vabbè.
Ok. Ok. Sei almeno li ho salvati. Sei almeno non sono morti. Ti ho finito? Perimetro a posto. Porca miseria. Niente, vabbè, disastro. È un disastro. Abbiamo fatto un disastro. Ma vabbè. Adesso perlomeno non siamo più in battaglia. Non ce n'è più battaglia, no? Dico. Ecco. Vabbè. Ok. Ho cercato di resistere, ma ti entra nella testa un dolore che non immagini. Dovevo essere il loro capo. Questa gente si fidava di me. Ah. Vuole che ti fermi, ma non lo farò. Non lo farò. Ok. Bravo. Cosa? Perché sta in quadratura barcollante? Eh? Sì. Più 20 più 12 esemplare. Vabbè, oh. Amen. È andata così. Cosa saresti tu? Bene, ora dobbiamo solo trovare questa creatura e capire cosa... Cosa... Questo non c'era nei manuali di addestramento. Sì. Ci serviranno armi più potenti. Sì. Io non mi avvicinerei. Salve. Invasori, ogni vostro passo è un insulto imperdonabile. Siete solo degli ammassi di carne destinati a decomporsi. Salve. Parlo per conto del grande immortale, come ho fatto con Saren. Siete al cospetto e all'interno del Thorian. Dovete inginocchiarvi a lui. Vengo a proporre un patto. Hai dato una cosa a Saren. Una cosa che mi serve. Saren voleva informazioni su coloro che sono scomparsi. Il grande immortale ha dato retta a della carne per la prima volta in tutto il lungo ciclo. Hanno stretto un accordo. Poi gli esseri freddi hanno iniziato a uccidere la carne che sarebbe servita nel prossimo ciclo. Questi erano i patti. Il grande immortale riconosce le vostre menzogne. Non vi ascolterà più. Lascia andare i coloni. Non hai il diritto di schiavizzare i coloni. Lasciali andare subito. Il Thorian non tollererà altre insolenze. Le vostre vite sono brevi e sono durate già troppo a lungo. No. Il vostro sangue bagnerà le sue radici, alimentando la sua nuova... Babbo. Babbo. Io ci ho provato a trattare cuttia, però. Ecco. Ok.
Sì. Comunque continua a non... Allora, Banshee, posso finalmente... Oh, finalmente un'altra arma. Porca miseria, è mezz'ora che c'è. Qui c'è una specie di protuberanza che mi sembra... No, ho sbagliato. Vabbè. Ok. Vabbè. Sta soffrendo, me lo sento. Ancora un paio di colpi e dovrà cedere.